Entro l'estate 2024 è prevista l'inaugurazione del nuovissimo museo dedicato al grande regista ferrarese. Spazio Antonioni nasce per raccontare al grande pubblico e agli appassionati un universo creativo ricco e influente, come puntualizzato dal presidente di Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi. Il percorso di un regista a cui dobbiamo soltanto dei capolavori in un percorso così breve, 30 anni di attività, l'avventura, la notte, l'eclisse, Deserto Rosso. Ecco, Deserto Rosso è un altro luogo della mente. Ora, tutto quello che lui ha rappresentato non solo è figurazione, figuratività, come le montagne incantate, quindi non è soltanto cinema e racconto e narrazione, ma è coscienza di un nulla che diventa vita. Dentro di noi c'è la coscienza del nulla, di quello che non saremo più, di quello che si finisce con non essere, ma lui stesso è la prova che la morte non è la fine della vita, ma che si continua in quello che si lascia e in quello che si è indicato a quanti ci seguono. Definito pittore dello schermo da Wim Wenders, regista che non ha potuto essere a Ferrara per la conferenza stampa, ma che ha scritto una lettera letta dalla moglie di Antonioni, Enrica Fico. Vorrei poter essere lì con voi in questo giorno speciale, ma sto tornando ora da Los Angeles. Sarò però con voi col pensiero e vi faccio i miei migliori auguri per questo importante progetto. Intendo dedicarvi la mia massima attenzione come membro del Comitato d'Onore. Conservo solo i ricordi più cari del nostro lavoro a Ferrara con Michelangelo ed Enrica e mi sento legato a questa meravigliosa città e al nostro amore comune per il grande Michelangelo, il celebre figlio di Ferrara, nato lì 112 anni fa. Vi saluto tutti, non vedo l'ora di visitare lo spazio Antonioni, Wim Wenders. Concepito come un museo vivo dove esplorare le preziose testimonianze del suo lavoro conservate nell'archivio Antonioni di Ferrara, lo spazio mira a scoprire i molteplici nessi con l'opera di artisti, registi, intellettuali che l'hanno ispirato o che continuano a trarre nutrimento dal maestro, come sottolineato dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri. Un appuntamento assolutamente importante, ci abbiamo creduto molto come amministrazione comunale, investendo quasi 2 milioni di euro di risorse per riqualificare ovviamente quell'edificio. Un edificio che non è fine a se stesso, ma diventerà vivo, diventerà pieno di storia, diventerà pieno di Antonioni. E abbiamo un comitato d'onore ovviamente di carattere internazionale che credo avrà l'opportunità di far capire la figura che è essenziale per questa città, che è quella appunto di Michelangelo Antonioni. Ringrazio Enrica Fico che attraverso la sua volontà siamo riusciti a creare questo spazio Antonioni e credo che riusciremo a inaugurarlo da qui ai prossimi mesi.